sovraesposizione è il progetto promosso dal Comune di Chivasso volto alla valorizzazione dei giacimenti enogastronomici e turistici del suo territorio e delle aree circostanti, dal Basso Canavese al Basso Monferrato, passando per il Chivassese e la Collina Torinese. Il progetto intende censire, aggregare, selezionare e promuovere le eccellenze di un'area del Piemonte ancora in buona parte da scoprire e da valorizzare. L'obiettivo è quello di cogliere l'opportunità offerta ad Expo Milano 2015 per iniziare un lavoro di promozione in questo territorio diffuso, convinti che solo la forza e la collaborazione tra i diversi comuni, le istituzioni, le associazioni di categoria e le imprese potranno insieme ad un'efficace strategia di comunicazione e promozione accendere un interesse verso questo territorio per attrarre sempre nuovi visitatori, turisti e la giusta attenzione dei media. Sovraesposizioni, qui c'è lo Chef Contest, insomma Chivasso si propone per essere un po' un trampolino verso l'Expo di Milano. Ma direi di sì, è un trampolino del nostro territorio, non solo di Chivasso, tant'è che ci sono altri comuni coinvolti, altre comunità e soprattutto la voglia di far emergere le bellezze del nostro territorio, bellezze paesaggistiche, bellezze legate alla nostra cultura e al nostro cibo. Il nostro territorio spesso è un territorio vergine, poco esplorato e poco conosciuto. Noi attraverso questo Chef Contest, la presenza di giornalisti di fama internazionale, vogliamo restituire al mondo, e ci auguriamo veramente a tutto il mondo, le bellezze di questo gran puzzle che è il nostro territorio. Dobbiamo cominciare forse a crederci noi però in questo territorio. Sì, la ringrazio della domanda. Dobbiamo crederci noi perché è fondamentale che le persone che vivono quotidianamente, a volte non si accorgono della bellezza dei colori, dei profumi, della cultura che noi abbiamo, non si accorgono di questo patrimonio. Questo patrimonio deve essere appunto restituito proprio a tutti gli altri affinché possano, come fanno tante altri territori, altre comunità, possano essere valorizzate, possano accrescere ulteriormente questo valore straordinario che Expo ci ha messo a disposizione, cioè fare in modo che le culture si incontrino, le diversità diventino ricchezza da distribuire, non in modo solo business, ma proprio come anche detto il Papa ed altri esponenti importanti, come momento di condivisione della bellezza del creato. Qui ci sono sindaci e amministratori dei comuni vicini. Gli amministratori, i politici, riescono a fare sinergia o si superano le vecchie barriere? Ma si superano attraverso questi momenti. Questo è un momento in cui si mettono insieme appunto chi può di più, chi un po' di meno, eccetera, però si mettono insieme le cose belle che abbiamo. È solo facendo che si percorre una strada lunga e noi abbiamo iniziato questo percorso consapevoli che non ci fermeremo, ma che sarà un inizio di un percorso che vedrà la valorizzazione appunto delle nostre cose, delle nostre comunità, dei nostri territori. Valorizzare il territorio si può fare solo se si uniscono le forze. Sì, questo diciamo è stato uno dei punti fondamentali di questa iniziativa. Lo sforzo diciamo che è stato compiuto in questi mesi per realizzare questo intervento è stato veramente notevole. Sinceramente un solo comune da solo probabilmente non sarebbe riuscito ad allestire tutta questa manifestazione e coordinarla per così tanti mesi. E soprattutto è importante unire le peculiarità dei vari territori, ognuno ha i suoi pregi, le sue specialità, chiamiamola così, ma unendole diciamo con comuni vicini si riesce a valorizzare ancora di più le specificità del proprio territorio. Quindi questa diciamo è stata una sfida che abbiamo cercato di affrontare come sindaci, come territorio, e pensiamo di essere riusciti a vincere questa sfida, cioè siamo riusciti a organizzare comunque un evento unendo le forze di ciascun comune senza andare in competizione, cioè senza cercare di far prevalere un comune piuttosto che un altro, ma abbiamo lavorato veramente molto bene tutti insieme per la riuscita di questa iniziativa. Poche risorse, ma mettendole assieme si possono fare grandi cose. Ma sì, sicuramente questa è l'idea vincente del Comune di Chivasso a cui noi ci siamo aggregati molto volentieri, perché riteniamo che questo sia un modo per promuovere un territorio. E credo che questa manifestazione di sovraesposizione avremmo anche potuto chiamarla
l'altra Expo, perché su questa manifestazione è stato fatto un lavoro importante di ricerca culturale, di tradizioni enogastronomiche e di ricerca di quello che un territorio può dare. E quindi forse un modo diverso di vedere rispetto alle grandi multinazionali che governano il sistema mondiale dell'economia, un modo molto più vicino alla gente e alle sue tradizioni. Ma aggiungerei ancora una cosa, ho letto l'altro giorno un articolo sull'ulteriore scandalo che sta coinvolgendo il settore alimentare, che è quello della caseificazione. No? Caseificazione che l'Italia forse riceverà una multa dalla Comunità Europea perché obbliga i nostri produttori ad usare latte e non polvere di latte per costruire i formaggi. Ecco, questo è forse sempre lo stesso filo conduttore, cioè un'Italia che ha una tradizione culturale e gastronomica diversa rispetto a quello che è quello della Comunità Europea. Ed è anche una tradizione che noi dobbiamo difendere e assolutamente in questo modo credo possiamo fare qualcosa di concreto. Comuni insieme, unirsi è l'unico modo per promuovere un territorio. Assolutamente sì, oggi più di ieri abbiamo necessità di stare insieme, condividere servizi e anche condividere iniziative lodevoli come quelle di promozione del territorio, in questo caso del Chivassese. Unirsi non per andare in competizione, comuni diversi che cercano di mettersi assieme senza invidie, senza gelosie, non è così facile. No, non è affatto facile, però io personalmente sono convinto che ormai non solo sia necessario ma sia diventato indispensabile. Non c'è altro modo che condividere le risorse, non c'è altro modo che fare iniziative insieme per promuovere un territorio che poi ha tante risorse spesso nascoste, andiamo a valorizzarle. Noi ci siamo adoperati fin dall'inizio, fino da un anno fa, a mettere in piedi una manifestazione che valorizzasse il nostro territorio, non quindi tanto un qualcosa di già visto, ma un qualcosa che sapesse far conoscere a territori al di fuori di quello canavesano e del Basso Monferrato quelle che sono le nostre potenzialità, le nostre produzioni a livello enogastronomico e anche la nostra arte. Quindi lo Chef Contest con questi 8 bravissimi e importantissimi chef vuole appunto valorizzare un po' quella che è la nostra tradizione con il nostro piatto salato che è il carpione e mettere in luce quelli che sono i prodotti proprio tipici del nostro territorio, i nocciolini di Chivasso e il passito di Caluso che si abbinano naturalmente già da soli ma che sicuramente questa sera verranno ulteriormente valorizzati. Questo appuntamento appunto crediamo possa dare enfasi a quello che è l'enogastronomia della nostra zona può fornire e sicuramente sarà uno spunto per arricchirlo nel corso degli anni con nuovi prodotti da scoprire e da far scoprire. Comuni insieme, uno chef contest, sovraesposizioni, richiamiamo l'Expo unendo le forze, è questa la strada giusta? Sì, credo che questa sia davvero la strada giusta per collegare tutti gli avvenimenti che stanno caratterizzando Expo, ma che stanno caratterizzando un territorio molto più vasto. La Regione Piemonte ha avviato un numero importante di attività che hanno appunto l'obiettivo di collegare il Piemonte alla Lombardia attraverso questo grande avvenimento che è l'Expo, il tema del cibo, il tema dell'ambiente, il tema della sostenibilità. Credo che il luogo che è stato scelto dal Comune di Chivasso con gli altri comuni che hanno condiviso questo progetto sia davvero un contesto importante che è testimonianza di quanto il nostro Piemonte è ricco di luoghi belli, di luoghi affascinanti, di quanto il cibo e la tradizione, la storia piemontese siano elementi importanti che non possono che arricchire questo avvenimento che sta dando buoni risultati, grandi numeri. Abbiamo bisogno di iniziative come queste e mi auguro che riescano ancora a nascere, a spuntare attività come quella che è stata realizzata in questo territorio e davvero un grazie alle amministrazioni per aver condiviso attraverso questo esperimento e questo progetto. In questo ambito, nella tenuta Cerello, si è tenuto il primo chef contest di sovraesposizione volto a mettere in valore i prodotti tipici dei vini del Canavese e della collina torinese.
una delegazione di 8 talent chef, 4 lombardi, 3 piemontesi ed un peruviano, si sono sfidati nel Salone delle Feste per creare due piatti, uno salato carpione e uno dolce a base di erbaluce passito di caluso e nocciolini di chivasso. La regione ospite di questa prima edizione è stata la Lombardia, in occasione di Expo Milano 2015, mentre il paese ospite è stato il Perù. Allora, un carpione di coniglio con una cipolla caramellata e una brumoise di verdurina in carpione. Proponiamo un piatto che parla del mio territorio, che è il Pianalto Astigiano, quindi la tinca incontra la lingua in un piccolo carpione e una piccola salsa verde. È difficile cucinare il carpione o no? Non è difficile, è un piatto semplice, però ci vanno un po' di attenzioni per renderlo un piatto più nobile. Era un piatto rinfrescante, un piatto che si serviva d'estate dalle nostre parti, quindi ci vuole una grande materia prima, 2-3 accorgimenti nel brodo fatto di aceto e vino bianco e viene un piatto superlativo. Il carpione è un piatto abbastanza complesso. Noi presentiamo un carpione di salmone. Il salmone viene prima marinato con sale e zucchero, poi fritto, quindi farinato fritto, e poi messo in carpione. In carpione non più di 6 ore, il carpione però viene fatto con un aceto di miele. E poi l'accompagniamo con delle cipolle brasate, l'amaranto, una cialda di amaranto e una pochissima insalatina, giusto per pulire poi la bocca. Accompagniamo anche un gelo di mela verde. Allora, ho proposto un salmerino di torrente che viene però prima marinato e poi messo in un carpione leggero di aceto di mele e vino bianco e zucchero, con un accompagnamento di rape rosse, mele e un'essenza di rafano. È difficile cucinare il carpione? No, è divertente perché riesce a usarlo sia per il pesce che per la carne, quindi diciamo che lo può usare in diverse tipologie di piatto. Abbiamo proposto una seppia che viene passata, un nero di seppia, questa seppia che poi viene fritta e viene adagiata su del finocchio marinato con un gel di carpione e dell'acqua di prezzemolo per rinfrescare questo piatto. La gente capisce ancora la differenza fra un bel piatto o un piatto comune? Sì, la gente capisce i piatti di un certo valore, come sono cucinati, e la gente, io credo la clientela che può capire questo è anche una clientela che comunque ha una cultura superiore, quindi certi piatti possono essere capiti da determinati clienti. Beh, quindi il carpione l'ho interpretato, ho fatto un carpione di patè in sostanza, quindi una cosettina un pochettino innovativa, rispettando la tradizione nei sapori e nell'utilizzo degli ingredienti e nelle tecniche. Pesce di lago sicuramente, arrivando da Como, e quindi sono utilizzato anche dei pesci un pochino diciamo più nobili, come suol dire io. Insomma, abbiamo usato il cavedano, abbiamo usato il lavarello, quindi abbiamo usato l'agone fresco, che adesso è il periodo degli agoni, quindi una cosa interessante. L'abbiamo reso in carpione, l'abbiamo lavorato e lo presenteremo in diverse forme, e con delle verdure abbinate, anche il suo pesce fresco stesso, quindi della gelatina e un pochettino anche di bottarga di pesce persico, quindi interessante, quindi un po' il lago che si presenta in maniera tradizionale nei sapori e innovativa nella presentazione e nella concezione. Però un carpione molto particolare, visto, mi sono informato un po', documentato e rivisitato un po' di cose, farò uno al tonno, che non l'ho mai visto, ho visto che hanno fatto in tutti i modi, ma tranne il tonno. Allora ho cercato di idearlo con la cucina Nikkei, che è una cucina stilo al Perù, e faremo questo carpione al tonno con delle cipolle, cuore di palmo e delle gelatine fatte con aceto di riso di diversi colori. Il carpione che farò oggi, ho deciso di chiamarlo carpiatonno, perché è un carpiato, è un salto carpiato, nel senso che è un'interpretazione talmente soggettiva del carpione che del carpione non ha veramente più nulla, tranne la sensazione dell'acidità e la profondità dell'amarostico della salvia. In realtà è un tonno siciliano fresco, un filetto di tonno che viene marinato in una soluzione di soia, sake e miele. Poi abbiamo preparato un vero e proprio carpione molto speziato con 5 diversi tipi di pepe, varie verdure, una parte di vino bianco, una parte di aceto e una parte di acqua, e da quello ne abbiamo ricavato una spuma che soffieremo sopra al tonno con un sifone.
In mezzo tra i due strati di tonno, due ingredienti fondamentali del carpione, quindi la cipolla e la salvia, però anche quelli ripensati. Abbiamo preso una cipolla bionda e l'abbiamo cotta sotto sale, poi sbucciata, frullata e ne abbiamo ottenuto un gel. E la salvia l'abbiamo disidratata e poi liofilizzata. Il piatto verrà finito con, siccome vuole essere quasi un monocromo, verrà finito con della polvere di barbabietola, del sale rosso e dei germogli misti, tutti viranti sul dolce. Ecco, alla fine comunque all'assaggio funziona, sembra un carpione perché il primo impatto è la carnosità e la dolcezza del tonno con questa marinatura, poi il gusto secondario è l'amarostico della salvia e la dolcezza della cipolla al sale, e il finale invece è tutto dedicato a quella che è il dolce acido del carpione. Ecco, quindi sulla lunghezza finisce col carpione. Il dolce è un soufflé normalissimo nel nocciolini di chivasso con un gelato al passito di albaluce. Una spirale di cioccolato bianco con un gelato al passito, i nocciolini di chivasso e dei frutti acidi. Ah, il dolce invece è una cosa molto scenografica. Abbiamo portato una sfera di meringa, dove all'interno mettiamo una mousse di vino passito con gli amaretti di chivasso, dove l'appoggeremo sopra al crumble degli amaretti di chivasso, e appunto questa è una salsa fatta col vino passito. Per il dolce ho fatto una cosa semplicissima, una spuma di zabaione con una mousse di panna e nocciolini di chivasso e delle fragole. Per la parte del dolce abbiamo una panna cotta che viene aromatizzata con gli amaretti di nocciolini di chivasso. Su questa leggera panna cotta ci mettiamo un gel con l'erbaluce di Caluso e una granita sempre con l'erbaluce di Caluso e un biscotto sbriciolato fatto con i nocciolini. Il dolce qui siamo rimasti un po' legati volutamente al territorio, quindi le pesche sicuramente, i nocciolini di chivasso e le mandorle abbiamo anche utilizzato, perché secondo me c'è anche questo erbaluce di Caluso passito che ha questo sentore di mandorla, no? un po' come lo è il marsala, un po', quindi ha questo retrogusto di mandorla, quindi ho creato una mustina di mandorla in abbinamento a questo dolce, che abbiamo fatto una tatin in sostanza, come se fosse una tartatin di mele, ma abbiamo fatto una tartatin di pesche utilizzando un biscotto, quindi una frolla montata fatta con i nocciolini di chivasso. Faremo anche una gelée di erbaluce, in modo tale che accompagneremo a questa mousse di mandorle, in modo tale che poi ricorda e accentua addirittura il sapore di questo meraviglioso prodotto che era il passito di erbaluce. Ah, e questo è stato per me una fantasia. Ho cercato di abbinare i frutti tipici della selva del Perù, li ho realizzati, ho creato delle mousse molto gradevoli, in realtà più che mousse sono dei semifreddi, e dove farò una gelatina di questo passito molto gradevole, che quando l'ho assaggiato veramente mi ha lasciato un sapore molto gradevole in bocca, e poi farò la parte croccante con i nocciolini, per cui farò diversi strati, colori molto divertenti, in modo che anche questo sia fresco e divertito, no? come dessert. Per il dolce abbiamo fatto un dolce che abbiamo voluto chiamare le sfere di chivasso, in omaggio chiaramente agli ingredienti fondamentali che sono i nocciolini e il passito di Caluso. Saranno delle sfere di un semifreddo di mascarpone, un sorbetto di fichi che abbiamo mantecato con del liquore di nocciolini, che è tipo una sorta di amaretto, e come base una sabbia crunchy fatta con i nocciolini di chivasso e delle scaglie di cioccolato soffiato. Il piatto viene finito con un gel ottenuto dal passito di Caluso. 8 chef giudicati da una giuria presieduta da Mariangela Susigan del ristorante Gardenia, premiata con una stella Michelin della Guida Rossa per il suo impegno e passione ultradecennale nel settore della ristorazione di prestigio. Un chef contest con dei cuochi importanti, qualcuno anche molto fantasioso. Qual è stato il livello?
Ma il livello è stato sicuramente molto alto, ma era prevedibile. C'è stata molta creatività, ci siamo molto divertiti. E poi perché fare un contest qui per valorizzare un territorio che forse noi consideriamo poco, forse viene considerato più fuori dal canavese? Ma è proprio per questo che c'è stata questa grande sfida di riuscire a far arrivare degli chef fuori dal nostro canavese che interpretino i nostri piatti. E l'hanno fatto bene? Ma direi assolutamente sì, siamo tutti contenti.